Imprenditori del fotovoltaico in fuga dalla provincia di Brindisi. Sono attualmente una trentina le ditte in attesa di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale per l'installazione di pannelli solari sul territorio. Molte di queste aziende però potrebbero rinunciare all'impresa visto il complicarsi delle procedure autorizzative, con la valutazione di impatto ambientale alla quale devono sottoporsi, vagliata prima dalla provincia e poi dalla regione, e di tempi lunghi che porterebbero fino alla prossima primavera per poter dare inizio ai lavori. Per non parlare poi del taglio del 50% al finanziamento per le rinnovabili, che rende molto meno lucroso l'investimento. Tra queste aziende ci sarebbe anche la 3M Energia di Maurizio Zamparini, che progettava di realizzare una maxi centrale da 500 MW sui campi di Cerano, con un investimento da 1,5 miliardi di euro in totale. In queste ore sono in corso gli ultimi contatti per cercare di salvare il progetto, ma la notizia potrebbe diventare ufficiale a breve. E nel frattempo la provincia si prepara ad appellarsi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di Lecce che ha annullato il regolamento sul fotovoltaico approvato dall'amministrazione provinciale. Questa mattina intanto si riunisce in via De Leo la conferenza dei capigruppo per stabilire la data del prossimo Consiglio provinciale durante il quale, come chiesto a gran voce dall'opposizione dopo la sentenza del TAR, si discuterà proprio di fotovoltaico.